Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Comic on Demand. Che cos'è Comic on Demand? Il nuovo format della tua TV dove praticamente voi attraverso un sondaggio scegliete un argomento. L'argomento che prende più voti sarà il protagonista del mio monologo. E vediamo subito questa settimana qual è l'argomento che ha vinto, o meglio che avete deciso voi di far vincere. Signore e signori, questa settimana l'argomento è... la moglie! Ah, volevo ricordarvi che questo programma è offerto da Ferrovie del Gargano, Gruppo Saccia, Carni Affini e Hamburgeria Gourmet. La moglie, la moglie, la moglie, la moglie. Che bello argomento, io posso parlarci. Sono 4 anni che sono sposato e ogni anno è sempre migliore. Belle, 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 mi hanno detto. I primi tempi sono belli, sono belli, sono belli. Figuriamoci quelli brutti, è brutto dire e parlare male della moglie, perché tutti i comici parlano male della moglie, invece non è vero. Io voglio parlare bene perché non è vero che le mogli danno fastidio, no. Non è vero che le mogli decidono loro, no. Non è vero quello che ho detto fino adesso, perché è tutto vero quello che dicono gli altri. Sì, è così, signore, le mogli decidono. Decidono soprattutto se ti devi sposare, infatti l'ha deciso mia moglie. Perché è inutile che noi diciamo sì sull'altare, quelli ti obbligano. Io mi sono ritrovato vestito con papillon di fronte al parroco, anche perché noi contiamo pochissimo, proprio nel matrimonio. Mia moglie mi ha mandato la partecipazione, ha detto se vuoi vieni, se no io comunque mi sposo. E se c'è una cosa che posso dire proprio sul matrimonio e sulla moglie è proprio la preparazione a questa nuova vita, che però la preparazione la fa lei con qualche giorno prima, sì, perché noi soprattutto al sud siamo sbrigativi, per organizzare un matrimonio ci mettiamo 2-3 anni. Mia moglie ci ha messo 2 anni e 7 mesi. Che all'inizio ero convinto che la chiesa me la dovessi costruire io. Ho detto, ma la chiesa, vieni il parroco e dici, fatela da solo, quando è pronta mi chiami. Però è bello, poi ti sposi e ti accorgi proprio che durante il matrimonio che quelle cose proprio andranno così. Perché ho fatto un sondaggio, tutti i mariti del mondo, il 7° giorno di matrimonio, hanno compiuto un'azione. Hanno aperto la finestra del soggiorno, chi non ce l'aveva se l'è fatto costruire, e ha gridato un solo nome. Mamma! Eh sì, perché noi la rimpiangiamo subito, il giorno stesso. Aspettiamo 7 giorni perché ancora non sappiamo se è lei tua moglie o è un'altra. Perché tua moglie si stravolge, cambia, si trasforma proprio il giorno del matrimonio. Di preciso durante la notte. Eh sì, perché tu vai, finisci la cerimonia, vai a dormire nella suite che ti ha regalato il ristorante, la sala ricevimenti, regalata. Con tutti i soldi che ci hai dato, te la dovrebbero intestare con la suite, ma comunque, tu vai a dormire con lei, e ti risvegli e ti accorgi che c'è stata proprio la trasformazione, la metamorfosi durante la notte, sì. Eh sì, perché tu appena apri gli occhi il giorno seguente al matrimonio, ti giri, guardi la tua futura moglie, ti giri, e ti accorgi che qualche cosa è cambiato. Che la prima cosa dice, sto dormendo, è un brutto sogno, non è così. Poi capisci che veramente sei sveglio, la guardi bene e ti accorgi che la parrucca sta sul comodino, la pancera sotto le coperte, le calze si sono rotte, il trucco è tutto sbavato nelle lenzuola, magicamente si è trasformata. E tu fai 2 calcoli, dici che è successo? E con l'aria così romantica fai amore e dall'altra parte senti... Dici o sarà partito il trattore della sala ricevimenti o ho sbagliato. Praticamente, signore, per farla breve, sei andata a dormire con Belen e ti sei risvegliato con Peppa Pig. E questa è la moglie. Ci vediamo alla prossima puntata. Naturalmente voi scegliete l'argomento e io cerco di farvi fare 2 risate sopra. Comico on demand. La tua TV. Sandino Caravella. Ciao.